E qui gli occhi delle persone cominciano a brillare, stanno vivendo anche quest'anno un momento storico, particolare, che appartiene non solo alla tradizione di questa città, ma alla storia, all'antropologia. Adesso, da questo momento, comincerà il lungo viaggio della Madonna. Un viaggio che inizierà però da Viale Trieste. Viale Trieste è il luogo nel quale si narra, è leggenda, si narra che questa tavola sacra fosse stata trovata da alcune galline che razzolando portarono alla luce l'immagine di questa Madonna. E davanti il vescovo si è già messo ed è accompagnato da tutti i sacerdoti della forania. Questa è stata una cosa molto bella, perché il vescovo ha voluto la presenza di tutti i sacerdoti, di tutti i parroci della forania di Pagani, senza nessuno escluso. Ha voluto che questa festa fosse una festa di comunione, una festa di unione delle chiese di Pagani. E fiori in quantità, e la presenza non di persone anziane, ma di giovani, giovanissimi, che sono qui a migliaia. Eccoli qua, sono tutti quanti, e adesso si portano dietro la Madonna. Diciamo che è la Madonna che smuove, è lei che smuove, è lei che ci riprende e dà il ritmo al nostro canto, al nostro cammino, però noi dobbiamo imitarla, non solo facendo finta di imitarla, ma imitarla veramente. Con la preghiera? Non solo la preghiera, ma anche con una vita onesta, una vita bella, una vita trasparente, una vita attenta, senza sottoboschi. E oggi è anche una giornata particolare per la Chiesa. Oggi sì, oggi noi abbiamo due grandi santi, Giovanni Vigesimo III e Giovanni Paolo II. Possiamo dire li abbiamo toccati, li abbiamo visti, hanno camminato con noi. Ecco, se Pagani non diventa santa, è tutto perso.